Medusa, Intesa San Paolo, Lucky Red e Indigo insieme per il nuovo film di Paolo Sorrentino. This Must Be the Place, questo è il titolo, sarà girato in lingua inglese. Il film arriverà nelle sale il prossimo anno. Nel cast Sean Penn e Frances McDormand. Il film in realtà nasce da una mia curiosità ossessiva nei confronti dei mascolini e dei criminali nazisti, e da lì è germinato tutto il film, che poi non è diventato il film con il protagonista un criminale nazista nascosto, ma è diventato un altro film con lo spettro di un criminale nazista nascosto. L'idea era di fare un film molto semplice, l'idea è, e sarà di fare un film estremamente semplice, molto lineare, su una vicenda intima, su una vicenda familiare, però sullo sfondo c'è invece qualcosa che non è per niente semplice, ma che ha un grado di complessità enorme, e dal quale discende, secondo me, discendono tutti i conflitti che poi sono successivamente venuti. Per usare un'immagine sintetica, il protagonista di questo film cerca di ricomporre due famiglie, la sua famiglia e la famiglia dell'Europa. Ecco. Ad eccezione della barriera linguistica, che fortunatamente col tempo diventa sempre meno una barriera e diventa sempre più una possibilità di interagire perché uno migliora la lingua, al di là di questo unico problema i rapporti sono esattamente il tipo di rapporti che avrei con collaboratori italiani. Proprio perché il cinema è uguale dappertutto, cioè nel momento in cui lo si comincia a fare diventa un unico linguaggio. Ecco. C'è una ambizione nel film, in questo film, di andare dritti, per il cuore di un problema del Novecento, che poi a catena ricade nel secolo che appena cominciato.